io sono stato sempre dichiaratamente contro le attuali norme del copyright del diritto d'autore, sono molto critico. Francesco, buongiorno, come va lì? Mi Buongiorno, buongiorno, bene, bene, grazie, buongiorno Morgan. fa piacere. Francesco Disa è un artista, potremmo dire, uno scrittore, anche se, come ci dicevamo poco fa, tu sei una persona molto eclettica e quindi definirti scrittore, definirti artista mi sembra quasi limitativo. Ma tu, come artista, stai seguendo le evoluzioni dell'intelligenza artificiale generativa, questa grande moda che è esplosa da un po' di tempo, e ne parli pubblicamente con frequenza, sia magari con un post oppure anche con i giornali. E vorrei chiederti che cosa ti sta affascinando di più di questo grande tema? Guarda, allora, io ho lavorato prevalentemente come artista circa fino al 2010 e lavoravo con strumenti digitali, cioè prevalentemente usavo il mezzo digitale. Poi ho smesso per motivi personali, mi sono buttato più sulla scrittura, sulla filosofia, sono tornato poi a quelle che erano un po' le mie origini. E ora, quando in realtà le monitoravo da tempo, cioè diciamo già dal 2004-2005, quando nacquero le prime ricerche, diciamo si divulgarono le prime ricerche sui Google Dreams, eccetera. Io ho seguito molto questo ambito perché appunto te mi hai definito eclettico, in effetti lo sono più che altro mi altaleno tra il registro simbolico della scrittura e dell'immagine visiva. E quindi un software che unisce le due cose per me era praticamente il regalo di Natale, insomma, tanto atteso. Quindi non vedevo l'ora e quindi mi ci sono buttato proprio da subito. Sono strumenti, al netto dell'interesse personale, senza ombra di dubbio rivoluzionari, essendo già ancora all'inizio, sono delle tecnologie, a volte esagerano perché comunque devono venderle nel dipingerle come così rivoluzionarie da diventare delle divinità che uccideranno tutti, eccetera. Quelli li reputo anche da un punto di vista tecnico solo degli hype pubblicitari, però sono effettivamente tecnologie importanti, insomma, sono dal punto di vista visivo, io l'ho detto più di una volta, li reputo come una rivoluzione al pari della nascita della fotografia, per intenderci. Ora non mi spingo fino alla nascita della stampa, ma la fotografia senz'altro. E quindi sono impattanti. Ora, come tutte le grandi novità, si portano dietro pericoli e potenzialità. Infatti, come ben sai, generano sia odi che entusiasmi e poche vie di mezzo. Io personalmente, dal punto di vista artistico, cioè quindi come creativo, ammetto che sono solo entusiasta. Cioè, dal punto di vista creativo le trovo fenomenali, sono proprio un nuovo ambito da sperimentare. Quindi l'ambito creativo è anche un gioco, quindi sono appunto un gioco divertente da provare. Se espando lo sguardo un po' più sul sociale e insomma, ampliamo, ci sono molti settori in cui vedo dei pericoli, che non sono però quelli che molti individuano, appunto, come poi i giornali sono un po' spesso, e non sempre, però sono un po' superficiali nella loro comunicazione in merito, tipo la morte della creatività, la morte dell'arte, quelle sono tutte sciocchezze essenzialmente, no? Lo dico senza mezzi termini, se, a mio parere ovviamente, però ci sono rischi sull'impatto sul lavoro, sull'impatto sulla pubblicità, sulla propaganda, questi sono rischi sulla ricerca militare che tutti ignorano, però insomma è molto pericoloso, una delle più pericolose. Questi sono i rischi più interessanti, nel senso più da tenere sott'occhio, e devo dire che per quanto ci siano persone molto esperte che li individuano e sottolineano, sono quelli meno evidenziati. Si parla molto, soprattutto in ambito di immagini, di video, del grande tema del diritto d'autore. Mi sembra che nell'ambito anglosassone se ne parli con una certa obiettività. Questa è l'impressione, poi mi dirai tu, Francesco. Invece, nell'ambito italiano si tende, non lo so, mi sembra che il dibattito sia un po' più povero. Questa è l'impressione che almeno ho io. Allora, volevo chiederti, dato che tu ci sei dentro fino al collo negli ultimi tempi, e sicuramente c'è una forte fragilità normativa anche nel campo dell'intelligenza artificiale generativa, quali sono i tuoi pensieri a riguardo? Allora, qua i miei pensieri in quest'ambito sono abbastanza estremi, se vogliamo, un po' lievemente controcorrente, nel senso che per onestà intellettuale io devo dire da subito che sin dai miei esordi in una rivista autoprodotta quando facevo i miei università, io sono
stato sempre dichiaratamente contro le attuali norme del copyright del diritto d'autore. Sono molto critico nei confronti di queste norme, perché penso che avvantaggino più le multinazionali e le grandi aziende che gli artisti veri e propri. In questo purtroppo per me, mi ritrovo anche un po' in disaccordo con molti colleghi, perché molti artisti e scrittori sono invece molto affezionati al copyright. Secondo me sono, ovviamente, ripeto, è una mia opinione, ma miopi rispetto a quelle che sono le vere conseguenze di queste norme. Applicato all'intelligenza artificiale, appunto, è diventato un capitolo a norme, perché sappiamo che per funzionare queste intelligenze artificiali devono lavorare sui dati. I dati che usano sono, anche se cercano un po' di nasconderlo, a volte, soprattutto alcune aziende, sono palesemente, per motivi tecnici, sicuramente anche coperti da copyright, e quindi c'è il dibattito se questo è lecito o no. Io ora non sono un giurista, ovviamente, però so bene che la legge sul diritto d'autore americana, e poi questi programmi sono per lo più americani, è diversa da quella europea, diciamo, comunque italiana senz'altro, ma anche europea in generale. Quindi i dibattiti sono proprio diversi. Quella americana è più sul fair use, cioè se è un utilizzo onesto, cioè insomma con questo che fanno queste aziende o no. La mia opinione in merito è sfumata, nel senso, secondo me l'utilizzo è fair, cioè per me lo è, perché però con un ma, c'è cioè un asterisco. È fair perché l'impatto di una immagine in queste, o di un dato, di un libro, per conto, anche 1.000 immagini, è estremamente limitato per la costruzione di questi software, che poi non hanno al loro interno le immagini, vengono solo utilizzate e poi il software è separato, il che tra l'altro rende anche molto difficile controllare, eppure c'è Ah, sì. questo un problema, anzi non molto difficile, proprio tecnicamente impossibile, diciamo le cose come stanno. Quindi diciamo che è molto limitato, e oltretutto l'etichettatura dei dati è importante quanto i dati, quindi cioè, si dimezza ancora l'importanza, cioè è veramente minimale. Cioè, se noi dovessimo dire l'impatto che ha una serie di dati miei, di Francesco Disa, se vengono utilizzati per l'intelligenza artificiale, è così minima che io davvero, se accampassi pretese, il copyright si estenderebbe anche ai fili d'erba. Sì. Vero è che per funzionare usano tutti i dati, cioè hanno scaricato praticamente tutto lo scibile umano su internet, ora esagero, ma almeno siamo lì, e quindi diventa proprio grosso il problema, perché dice ok, però questi hanno usato un bene comune, cioè bene di tutti, che è vero che i miei dati non servono a niente, ma i miei, più i tuoi, più quelli di tutti quanti, senza i nostri dati, insomma, non si fa niente. Di conseguenza io penso che se usi un bene comune, ed è giusto che usi un bene comune perché è una tecnologia, perché il bene appunto è comune, devi produrre un bene comune. Quindi sono contrario ad aziende come OpenAI, Midjourney, anche se le uso, però quelli sono altri motivi, sono contrario anche a Instagram, le uso, che sono chiuse, cioè approfittano, usano questo bacino enorme di dati per creare dei programmi e poi sono chiusi. Sono più favorevole ad aziende come Stability, di Stable Diffusion, o altri programmi tipo Open Assistant, se non sbaglio, che è un Sì. GPT aperto, perché sono aperte, quindi appunto usi un bene comune, offri un bene comune. Va detto che non è ancora abbastanza comune per i miei gusti, perché comunque sono chiaramente aziende, cioè secondo me sono così potenti intelligenze artificiali, dovrebbero essere proprio pubbliche, cioè dovrebbe essere un bene pubblico come in Italia la sanità. Quindi ancora più, però insomma intanto la direzione che ci prediligo è quella dell'open source e del no copyright, francamente. Certo. Tu da alcuni anni dirigi L'Indiscreto, che è un blog molto attivo. Ti va di raccontare alcune specificità di questo blog a chi soprattutto non vi conosce? L'Indiscreto è una rivista che è nata in realtà negli anni 70, quindi io non ero È vero. nato, perché è un cartaceo che è della Galleria Pananti, pubblicato dal fondatore Piero Pananti, che è una specie di rivista satirica ambientata nel mondo dell'arte, che aveva anche dei bei nomi, aveva Maccari come vignettista, ospitava dei testi di Flaiano, insomma, degli autori di narrativa anche locali, fiorentini, ma comunque di valore, come Saverio Strati, Italo Cremona e così via. Mi hanno chiamato per rifarla online e l'inizio doveva essere un blog di una casa d'aste, perché ora è una casa d'aste, solo che era una roba noiosissima. Allora ho detto, guardate, provate a darmi carta bianca, vediamo che succede. Sono dimostrati molto creativi, insomma, come committenti, ed è diventata una rivista culturale, essenzialmente, che tratta temi strambi, cioè non è più satirica, ma trattiamo temi weird, si direbbe, cioè un po' di filosofia, arte, letteratura, con le classifiche di qualità soprattutto, e così via.
Negli anni, insomma, ci siamo ritagliati il nostro angolo, il nostro pubblico, perché abbiamo un taglio molto particolare e trattiamo temi che magari anche altrove si sono meno trattati. Si è creato un bel gruppo di autori e di autrici, una bella redazione, e attualmente è uno dei miei lavori principali, effettivamente, perché comunque in redazione siamo pochi, però il lavoro è tanto, certo, appunto internet lo automatizza abbastanza, ma cioè gestire una rivista online ovviamente è più facile. E abbiamo anche dei progetti cartacei, in realtà, che arriveranno il prossimo anno. Cioè già ne abbiamo fatto gli esperimenti, ne abbiamo uno nuovo per il prossimo anno. Bene, bene. Devo dire che Firenze è sempre una manifestazione molto attiva per quanto riguarda le riviste, senza tornare indietro di 100 anni, ma direi che vi fa onore. Di recente, Francesco, mi hai un po' stupito, cioè ho scoperto un lato di te che non conoscevo e che mi piace, mi intriga, perché io, tu devi sapere, lo dico qui fra me e te e fra quei pochi che ci ascolteranno, medito da quando avevo 16 anni. E in varie forme ho sperimentato, insomma, tante sperimentazioni, mettiamola così. Ma a parte il sottoscritto, di recente tu, insieme ad Adriano Ercolani, per la casa editrice Tlon, avete pubblicato Introduzione alla meditazione. Allora mi sono chiesto quale fosse, come dire, la genesi di questo progetto a quattro mani. Ah, guarda, è interessante sapere che anche te mediti. Io in realtà ho meno esperienza di te, però medito anch'io da una decina d'anni. Adriano invece ha più esperienza, anche lui ha iniziato da giovanissimo. Noi ci siamo conosciuti, io e Adriano, appunto in virtù di questo interesse in comune, devo dire, non mi ricordo più in che occasione. Io ci sono arrivato più dalla filosofia, nel senso, nei miei studi filosofici mi sono avvicinato alla grande assente, almeno alla mia epoca, nelle università italiane, cioè la filosofia orientale, me la sono studiata da autodidatta e da lì arrivare alla meditazione è ovviamente un attimo. Quindi ho fatto quel percorso lì. Adriano invece ha fatto un percorso proprio, non voglio parlare per lui, però insomma, un percorso, ha avuto proprio una maestra, ha avuto delle esperienze in India ed è partito da lì a fare la meditazione. Anche lui ovviamente, però, essendo un intellettuale con grandi interessi, ne ha approfondito gli aspetti più culturali. Ce l'hanno chiesto da Tlon ci conoscono, sapevano di questo interesse, ce l'hanno chiesto, e abbiamo provato a fare un'introduzione appunto più filosofica culturale, cioè nel senso delineare le filosofie in modo molto sintetico, quindi di Chiaro. conseguenza inevitabilmente superficiale, però dare un'introduzione a chi si avvicina alla meditazione, visto che ne esistono tanti tipi, ma soprattutto si iscrivono in tantissimi contesti culturali diversi, che cambiano anche una pratica che poi magari è molto simile di fatto. Volevamo offrire una sorta di guida rispetto a questo. Perché tipo io quando mi sono avvicinato, cioè mi sono avvicinato nel modo più trash possibile, cioè sì, sono arrivato dal punto di vista intellettuale con eleganza dalla filosofia, però poi ho provato la meditazione trascendentale, non mi ha dato nessuna soddisfazione, non l'ho provata in realtà perché devi pagare e non ho mai pagato, però feci un incontro e capii più o meno cosa facevano in base a quello che avevo letto. E da lì poi ho cercato di esplorare un po' di autodidatta, un po' quella, e prima di trovare persone che praticavano invece, quindi mi potessero dare dei consigli, ci ho messo un po'. E effettivamente il contesto cambia tantissimo, cioè anche io e Adriano all'interno del libro siamo più vicini a un pochino a correnti diverse proprio caratterialmente, infatti ci siamo divisi il lavoro anche in base a quello. E quindi niente, abbiamo provato a offrire questo un testo piuttosto agile, denso e snello su quest'ambito. Hai detto una parola che per me è molto interessante. Caratterialmente è proprio così. Cioè, io ho notato, esperienza ovviamente molto parziale, piccola, tutto quello che vuoi, però durevole nel tempo. Ho notato che le persone si avvicinano a diversi tipi di meditazione un po' anche in base al proprio carattere. E la cosa mi ha sempre un po' incuriosito, ma eventualmente ne parleremo in un'altra occasione. Francesco, ti faccio un'ultima domanda che rivolgo a tutti ed è proprio forse anche vicino all'ultima domanda che ti ho fatto per certi aspetti. Immagina di svegliarti fra 10 anni di improvviso. Siamo nel 2033. E che giornata vorresti vivere? Oddio, allora, che nel 2033
10 anni non sono tantissimi, secondo me. Ovviamente controllo subito su internet, cioè voglio vedere cosa è successo nel frattempo, se c'è ancora internet, ma mi sa di sì, se c'è non ancora i Midjourney. danni. Esatto, voglio vedere come è andata a finire col diritto d'autore. Ah, sì, mi toglierei comunque delle curiosità rispetto agli eventi. Cioè, devo dire la verità, la mia giornata sarebbe noiosissima perché cercherei di scoprire più cose possibili di tutto quello che è successo, così al mio ritorno ho più informazioni possibili. E soprattutto 10 anni sono pochi, però ora viviamo un cambiamento climatico piuttosto esacerbante. Se già non mi trovo in una stanzetta in cui fa un caldo orrendo o c'è un'alluvione o altro, mi informerei un po' su come sta andando da quel punto di vista, perché penso, dal punto di vista politico, penso sia la nostra urgenza primaria. Ecco. Chiaro. Francesco, è stato davvero un piacere parlare con te e ti auguro buone cose per tutte le tue attività eclettiche. Grazie Morgan, anche a te. È A stato un presto, piacere. buona giornata. Ciao.